Domani si torna alle urne anche a Montecatini Terme per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali. Gli aventi diritto al voto sono 15.966. Il 25 maggio per il primo turno votarono 10.688 elettori, pari al 66,94% degli aventi diritto. La sfida è tra il sindaco uscente Giuseppe Bellandi, appoggiato dal Partito Democratico, lista civica Montecatinesi e lista civica La città che vogliamo, che ottenne 4.879 voti, pari al 47,06%, e Riccardo Sensi, sostenuto da Forza Italia, lista civica Mi piace Sensi, sindaco, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Basta Euro, Destra, e lista civica Amici di Montecatini Terme, che ottenne 3.549 voti, pari al 34,23%. Per il secondo turno non sono stati fatti apparentamenti. Il tema su cui si gioca la partita è soprattutto il rilancio del termalismo, ma anche la viabilità e i parcheggi, la sicurezza, le azioni promesse per sostenere il commercio e l'occupazione.